Allora ragazzi, altra puntata di Edicola C64, è puntata particolare perché con questa puntata andiamo a chiudere anche quella che era la miniserie dedicata a quel gioco misterioso che era The Planet Xaron. Se ricordate quel gioco lì, ne abbiamo parlato nella miniserie sul pianeta Xaron, lì, quella roba lì, dove tiravo fuori il Commodore 128 dallo scatolone e tutto quanto. E in pratica, ragazzi, questo gioco qui sembra che fosse un gioco perduto, un gioco introvabile. Però, ragazzi, noi forse abbiamo risolto l'ultimo mistero. Allora, per prima cosa, prima di andare al gioco del pianeta Xaron, andiamo a vedere un po' il gioco di Hitler. La cassettina, ricordate che non eravamo riusciti a caricare perché il dataset mio era rovinato, non funzionava bene. Poi siamo riusciti a farlo andare pulendolo, regolando l'azimut e tutto quanto. Però, i giochi di questa cassetta non siamo riusciti a vederli per niente, proprio nessuno l'ha caricato. Vedete questo qui, quella cassettina lì viola, era questo qui, Wargames numero 14 della SIPE, dell'editoriale SIPE. Vedete, ci sono questi giochi qui. Creta è un wargame, lo vedete? Ci sono anche delle cose che parla delle foto della seconda guerra mondiale. E la spiega tutto come si gioca quel wargame, che è complicatissimo. Poi c'è Tunnel, che non si sa perché è un gioco. Che è un gioco spaziale, uno shoot'em up della Hewson, non so se lo ricordate questo gioco si chiamava. Era un gioco famoso della Hewson, questo qua, no? Che era uno sparatutto molto famoso. Synapse mi pare che era questo qua, no? Vabbè, ci stanno altri giochi che sono sempre sparatutto, più o meno spaziali, più o meno di aerei. Poi c'è Stalingrado, che è lo stesso gioco di prima, quello di Creta, solo che c'ha un altro scenario. Questa volta è uno scenario della seconda mondiale. Poi un altro shoot'em up, mine, poi eccolo qua, siamo arrivati a Hitler. Come vedete, questo è il gioco Hitler, e ci hanno messo pure le foto dell'epoca di Hitler, lo vedete? E già dalla schermatina piccolina la riuscite a capire, alcuni di voi già hanno capito che gioco è, e già qua si vede meglio, qua le istruzioni dettagliate dicono come si gioca a questo gioco di Hitler. Ok, poi qua ci hanno messo le foto spaziali che c'entrano niente. Astro Labyrinth, che era Shadow, come si chiama questo gioco? Shadow qualcosa, non mi ricordo. Ok, questa è la rivista che abbiamo visto. Allora, come al solito per la rivista ringraziamo il sito Sovox, di Sovox, che è edicola 8-bit, sito bellissimo che preserva tutte queste nostre belle rivistine. Andiamo a vedere il gioco di Hitler, che in realtà non era come avevo preventivato io, il gioco di guerra, che invece era Creta e Stalingrad, ma è Beyond Castle Wolfenstein, che è il seguito di Castle Wolfenstein, che già abbiamo visto su questo canale, ragazzi. Non ricordate, il primo gioco stealth della storia, che ha ispirato anche Wolfenstein 3D. Questo qui invece è il secondo capitolo della serie. Si chiama Hitler, l'hanno chiamato Hitler perché? Perché nella copertina del gioco originale, come andiamo a vedere adesso, c'è Hitler, eccolo qui. E infatti in questo Beyond Castle Wolfenstein, dopo essere fuggiti dalla prigionia nel castello di Wolfenstein, andiamo in un altro castello, o torniamo nello stesso castello, non lo so, perché dobbiamo uccidere il Führer che si trova all'interno del castello, ragazzi. Eccolo qua, il bunker. Dice, qua nella, come si dice, nelle istruzioni italiane qui di questo War Games, dice che ci troviamo nel bunker di Hitler. Tipo nel film La Caduta, no? Ma in realtà no, è sempre un castello, perché se stava già nel bunker non c'era motivo di ucciderlo, perché lui da lì a poco si sarebbe suicidato. Quindi andiamo a giocare, ragazzi, andiamo a giocare a questo gioco e poi dopo sveleremo anche il mistero del pianeta Xaron. Ok, eccoci sul nostro comodorino virtuale, andiamo a caricare il gioco di Hitler, ragazzi. Eccolo qui, sta caricando da dischetto virtuale. Eccolo qua. Siamo all'interno del castello. Come vedete, il gioco è un po' più evoluto rispetto a Castle Wolfenstein, che già avevamo giocato in passato su questo canale. Ma perché va così veloce? Forse c'è il warp attivato. Aspettate un attimo. Eh sì, c'era il warp attivato. Adesso, ecco, questa è la velocità normale.
Come vedete, se andiamo a sbattere sul muro, stavolta fa così, fa questa cosa, non fa più quel glitch terribile che faceva nel primo gioco, che era una cosa... Ogni volta quel gioco là, ogni volta che sbattiamo contro il muro, succede un casino. Come vedete, adesso abbiamo una divisa nazista addosso, c'è la svastica, perché? Perché come nel gioco passato sta a indicare che è la divisa nazista. Diciamo che il gioco è molto naif come grafica, però andiamo a vedere, ragazzi. Funziona allo stesso modo, si può puntare la pistola. Stop, avvicinati. Come vedete, ma ha beccato il nazi, mi ha beccato. Ma dove è uscito fuori, che prima non c'era? Allora, poi si spara sempre con lo stesso tasto. Sì, si spara sempre con lo stesso tasto. Nell'altro non c'è. No, porca miseria, io volevo sparare al volo, ma ha sparato prima. Come? No, ragazzi, che hanno fatto? Hanno fatto un casino, in pratica, visto che il gioco originariamente Beyond Castle Wolfenstein lo ricarichiamo, visto che stava su dischetto, in pratica, c'era il multiload, quindi invece di togliere il multiload e far resettare il gioco, hanno fatto che ogni volta che tu perdi il gioco si interrompe, cioè non l'hanno proprio craccato alla cacchia sto gioco, per metterlo su cassetta. No, devo sparare su. Ma me devo ricordare che... Però vedete che non è procedurale, perché il primo Castle Wolfenstein era procedurale, nel senso che... Ma non si interrompe, ma... Era procedurale nel senso che tu ogni volta che ricominciavi la partita il castello era diverso. E si resetta. Si resetta e mi dice pure l'altro spontetto. A sfottò, sto gioco proprio a sfottò. Ma stavolta io parto subito con la pistola puntata a sinistra. Questo gioco è molto più difficile del primo, non è procedurale e richiede molto try and error. Io sparavo tre volte. Ah, l'allarme, è partita l'allarme. 7 proiettili ci ho trovato addosso. Quello che è un prigioniero, lo devo salvare? Mi devo sparare? No, è troppo difficile, ragazzi. Se volete vedere un gameplay decente di Castle Wolfenstein, andate a vedere il video che ho fatto in passato sul gioco Castle Wolfenstein. Questo seguito Beyond Castle Wolfenstein mi pare troppo difficile, troppo punitivo, non è procedurale, è programmato meglio come avete visto, però cioè, è veramente troppo difficile, bisogna perderci parecchio tempo. Vabbè, adesso lo stiamo vedendo solo così velocemente, quindi niente, lasciamo perdere questo gioco di Hitler. Resettiamo il nostro commodorino virtuale. Eccolo qua, abbiamo resettato. Riandiamo alla nostra rivista, che era War Games numero 14, se non erro. Ok, qui ci sono scritti tutti i tasti, vedete? Aprire il fuoco, mettere il fucile nella fondina, avere il fucile, uso continuo della valigetta. Queste sono le istruzioni di Castle Wolfenstein praticamente. Qua dobbiamo prendere anche lascia passare le cose. Poi sì, l'inventario c'è a sinistra, vedete dove ci stanno i numeri. Allora, 1-1 lascia passare. Ah no, questi sono i pass che abbiamo pass 1. Vabbè, comunque difficilissimo sto gioco, veramente una difficoltà esagerata. E questo era, ragazzi, nella rivista War Games. Torniamo indietro. E adesso però, ragazzi, andiamo nello spazio, perché dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere che gioco è quello di Planet X. Come cacchio si chiama? Planet X? Non mi ricordo. Comunque, gioco spaziale. Andiamo a vedere, ragazzi. Ho fatto una ricerca su internet. Ho scoperto che questo gioco Planet X. Come cacchio si chiamava? Aspettate, non mi viene mai il nome. Eccoci qua. Planet Xaron si chiamava. Se noi andiamo sul sito di Gamebase64, eccolo qui. Che, diciamo, database di tutti i giochi del Commodore. Se noi scriviamo Xaron, ci mettiamo contiene, andiamo a vedere che purtroppo non ci dà alcun risultato, ok?
però c'erano molti giochi gestionali. Ho fatto quella ricerca avanzata, qui ho cercato tutti i giochi gestionali e, come mi aspettavo, sono usciti fuori molti giochi gestionali di questo tipo qui, tipo questo qui che abbiamo visto. All'epoca ce n'erano parecchi, però ho scoperto, ragazzi, alla fine, che in realtà questo Xaron è un gioco molto famoso che era uscito nel 1980, quindi 2 anni prima dell'uscita del Commodore 64. Era uscito nel 1980 su un computer che era il TSR-80, un vecchissimo computer di fine anni 70, inizio 80, e in pratica questo gioco era sempre stato testuale, sto gioco, però aveva un altro titolo. Infatti questi della Master Games ci hanno messo l'intro fatta loro, come abbiamo visto nella scorsa puntata, e hanno cambiato anche il nome al gioco. Il nome originale del gioco, infatti, è questo qui, Planet Miners, realizzato nel 1980 dalla Avalon Hill, nella sottoetichetta dell'Avalon Hill, che era Microcomputer Games. Avalon Hill era una casa editrice che pubblicava libri a proposito di computer, ti insegnavano a programmare, c'erano gli listati, c'era il codice macchina, c'era il Pascal, c'era il Basic, tutti i linguaggi di programmazione, insomma, vari libri di programmazione dei computer. E c'era anche questa sottoetichetta di giochi con cui pubblicò Planet Miners, che è lo stesso identico gioco. Infatti noi adesso andremo a verificare, andiamo sul nostro Commodorino virtuale, andiamo a caricare Planet Miners. Eccolo qui, carichiamo. Eccolo qua, come vedete il gioco, eccolo qui, è identico, però c'ha la schermata blu del Commodore, non c'è il fondale nero e il bordo grigio come quello che avevamo visto, però il gioco è uguale, è lo stesso. Quindi zombie Harkonnen avevamo fatto l'altra volta, stavolta facciamo zombie spaziale. Ok, togliamo gli altri giocatori. Quindi, ragazzi, alla fine non è un gioco raro perduto, forse rara e perduta è quella versione lì di questo gioco, che si chiamava appunto Planet Xaron. Questa invece versione qui, come vedete il gioco è lo stesso, i comandi possibili sono gli stessi. Ok, vediamo poi, dice le mie astronavi quanto sono, informazioni minerarie, eccolo qui, il gioco è identico, come vedete. Però questa versione è la versione base, che è uscita anche su TRS 80, e invece la versione che abbiamo visto era una versione craccata, col nome cambiato e col fondale ricolorato. Cosa di ricolorare il fondale, che, come abbiamo visto, non è affatto difficile. Anche in vecchi episodi dove parliamo di Basic abbiamo visto, e poi è stata anche protetta quella versione lì da Master Games. Cambiare il colore del fondale, mettere delle protezioni per non far sproteggere il gioco, non è una cosa difficile. Non hanno fatto una cosa che dovevano fare questi della Master Games, che era tradurre il gioco in italiano, perché il gioco è complesso e tradurlo in italiano sarebbe stata una bella cosa. Invece l'hanno lasciato in inglese com'era, hanno fatto delle poche modifiche. Adesso vediamo anche il listato, ragazzi, perché questa versione del gioco, la versione base di Planet Miners, è sprotetta, non ha protezione. E quindi, ragazzi, abbiamo fondamentalmente svelato il mistero di questo gioco misterioso, che era Planet Xaron, che in realtà è una versione rimaneggiata di Planet Miners. Ok, quindi non è un gioco, diciamo, misterioso, introvabile, impossibile, come lo era Do Not Play This Game, e prima ancora come lo era Demon Lover, giochi che ho scoperto io. Questo qui invece, anche se ho scoperto questa versione di Planet Miners, non ha particolare valore, perché è semplicemente una versione modificata di Planet Xaron, di Planet Miners. Planet Xaron è un gioco che su internet non lo trovate, quello che abbiamo scoperto nello scorso episodio. Non lo trovate su internet perché è un gioco che non esiste nei database, è introvabile. Quella che c'ho io da parte è una delle poche copie esistenti. E io me lo tengo da parte, però non ha particolare valore, perché è semplicemente una versione modificata di un gioco già esistente, quindi un gioco alternativo. Ragazzi, per questa volta è tutto, abbiamo scoperto il mistero
Questo è quanto, ragazzi. Come vedete, questa è anche la pagina Wikipedia che parla del gioco. È uscito per TRS-80 nel 1980, poi è uscito anche per gli Atari 8-bit e per Commodore PET nell'81. Infatti la versione che abbiamo visto su questa qui, su Commodore 64, in realtà è un porting della versione per Commodore PET che funzionava in BASIC, no? E poi su Commodore 64 hanno fatto quella versione modificata che Planet Xalon abbiamo visto nella puntata precedente. Ok ragazzi, per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio, spero che questa puntata l'abbiate trovata interessante, dove abbiamo svelato finalmente il mistero dietro questo gioco. Gioco che alla fine non era poi così raro e così misterioso come pensavo, ma ragazzi, attenzione, perché in realtà il gioco Do Not Play This Game in realtà è davvero misterioso e introvabile, e nessuno conosce quel gioco lì. Spero un giorno di poter fare un altro dump, di poterci tornare sopra, di provare a finirlo quel gioco là, provare a scoprire i misteri di quel gioco lì. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao ragazzi!